Ciao ragazzi, qui è Francesco Bellomme. Oggi in questo breve video voglio condividere con voi in realtà il perché una scommessa o un'attività di sports trading può diventare un investimento e quando diventa un investimento. Allora, innanzitutto, se magari è la prima volta che mi vedi o che stai vedendo un mio video, mi presento. Io sono un programmatore, riprogrammatore nel dettaglio mentale ed emotivo. E sono uno sports trader e un bettor intelligente di successo, no? Dunque, praticamente posso, in base alle mie verità, darti dei consigli per aiutarti nel poter acquisire consapevolezza al fine di poter anche tu pensare per sentire di conseguenza nuove emozioni che ti portano ad agire e ottenere dei risultati diversi in qualsiasi campo bettistico e sports trading incluso. Bene, tornando a quello che era il tema di questo video, vediamo in realtà quando una scommessa oppure quando un'operazione di trading diventa un investimento. Allora, innanzitutto, prima di capire quando diventa un investimento, dobbiamo appunto capire il significato del termine investimento. Allora, lo facciamo insieme. In questo momento ti condivido praticamente una parte del mio monitor. Ecco qua, praticamente sono sul mio PC e in questo momento scrivo praticamente investimento. Dunque, il mio dizionario dice, il dizionario del PC dice impiego di una somma di denaro in un'impresa o nell'acquisto di valori o beni durevoli. Dunque, se vogliamo rendere le scommesse che facciamo e l'attività di sports trading che facciamo, dunque le nostre strategie, le nostre azioni, degli investimenti, abbiamo la necessità di acquisire dei valori, dunque abbiamo la necessità di acquisire un qualcosa che sia di valore. Dunque il primo step importante che dobbiamo decifrare è: bene, le scommesse e lo sports trading può essere un'attività di investimento? Assolutissimamente sì. Perché? Perché l'attività di investimento, qui la vediamo, praticamente comporta due cose: comporta un impiego di una somma di denaro e il secondo step, praticamente, l'acquisto di un valore, un bene durevole o un'impresa. Nel nostro caso, l'acquisto è di un valore. Perché? Perché nel momento in cui noi decidiamo di investire in un'operazione di betting, in realtà stiamo investendo nelle probabilità, dunque dobbiamo avere un valore in quelle probabilità nelle quali investiamo. E questo valore in realtà come si costruisce? Bene, il valore si costruisce nel momento in cui abbiamo dei modelli che riusciamo a mettere a confronto. Una scommessa di valore, di conseguenza, diventa un investimento e un'operazione di trading di valore diventa un investimento. Ma questo, Francesco, come si crea? Si crea, come appena detto, mettendo a confronto dei modelli statistici, perché senza un confronto non possiamo determinare un valore di un qualcosa. Cioè, il valore tra questi due cellulari, no? Che sono tutti e due iPhone, ma lo si crea nel momento in cui li metto a confronto entrambi. Ma nel momento in cui prendo solo questo telefono o solo quest'altro telefono, praticamente non ho il valore reale di questi due telefoni, dunque non so tra i due qual è il migliore, non so tra i due chi mi dà più possibilità di svolgere determinati lavori. E quando praticamente ci spostiamo sotto il campo bettistico, quando ci spostiamo nel campo bettistico o nell'attività di sports trading, non dobbiamo fare l'errore di avere di avere dei paraocchi che praticamente in base alla nostra programmazione ci mettono lì a pensare che sia solo ed esclusivamente un gioco, altrimenti facciamo azzardo. In un altro mio video che ho postato su YouTube o sulla mia pagina Facebook, ma molto probabilmente su YouTube lo trovi più facilmente, perché non sono convinto che sulla pagina Facebook l'avevo postato, ti parlo di azzardo. E praticamente l'azzardo rispetto all'investimento, che cos'è? È il rischio in cui si va incontro senza scorgere alcuna possibilità a favore o contro. Dunque, nel momento in cui noi stiamo facendo una bettata, e questa bettata non è di valore, dunque non ha un valore, non abbiamo deciso attraverso degli studi che abbiamo fatto, dei modelli statistici messi a confronto, se ci sia valore o meno,
stiamo facendo azzardo, perché in realtà andiamo incontro ad un rischio senza avere la possibilità di capire praticamente quello che può accadere. Se torniamo nell'investimento, una persona può dire: ma nell'investimento c'è anche il rischio? Assolutamente sì, perché se andiamo più giù, vedete qui nella definizione di Wikipedia, vediamo qui il rischio finanziario. L'investimento comporta di per sé un rischio connesso alla possibilità che il bene, strumento finanziario acquisito, vari il suo valore nel tempo. Quindi l'atto stesso di investire equivale ad un'assunzione di rischio, ma un investimento si fa ovviamente su una base di un valore, si fa su una base di una conoscenza. Perché? Perché in realtà un investimento può diventare tranquillamente azzardo nel momento in cui non si sa praticamente quello che si sta facendo. E qual è la differenza tra azzardo ed investimento? È proprio quella del sapere, dunque essere consapevoli di cosa si sta facendo. Quando è che in realtà un investimento come una scommessa diventa reale? Quando abbiamo un valore ben chiaro della probabilità, dunque del bene che stiamo andando praticamente ad acquisire, e in quel momento noi non facciamo altro che acquisire un bene che praticamente è una probabilità in un arco temporale molto breve, che può essere 60, 90 minuti, 20 minuti, a seconda delle operazioni che poi facciamo, o in realtà possono essere degli anteposti, dunque delle bettate che vengono fatte inizio campionato per durare praticamente l'intero campionato, purché abbiano in realtà un valore. Ma nell'investimento, Francesco, c'è anche rischio? Assolutissimamente sì, soltanto che la differenza tra il rischio che si assume in un investimento e il rischio che si ha nel momento in cui praticamente una persona fa azzardo è che nell'investimento si presume che la persona abbia una conoscenza di quello che praticamente è questo rischio finanziario. Dunque, in questo breve video ti ho voluto consapevolizzare riguardo al processo di come una bettata, una scommessa o in realtà una tradata, una strategia di sports trading che viene creata o una strategia di betting che viene creata, diventi in realtà poi un investimento. Ok? Dunque, rivedi questo video più volte, perché per creare un investimento in realtà si necessita di due cose. La prima cosa è una somma di denaro, ma il cosiddetto bankroll, ok? Un denaro che uno ha a disposizione da investire su quel prodotto di valore, no? E nel nostro caso, come ti ho detto, in realtà noi investiamo in probabilità, investiamo in quote decimali che non sono altro che probabilità sulla variazione delle stesse, dunque investiamo su una variazione di probabilità. Alla fine questo è quello che noi facciamo, se in realtà approcciamo in un modo intelligente, approcciamo con una mentalità da investitore. Nel momento in cui questo non lo facciamo, ci cade tutto, perché andiamo con i paraocchi, andiamo con il Dio indovino, dunque alla fine, a partire da oggi, anziché indovinare i risultati, procura il valore negli stessi, procura il valore in ogni operazione che tu stesso vai a fare. Come fare tutto questo? Bene, attraverso la videoserie Scommessa Intelligente metto a tua disposizione 3 video coaching di estremo livello, dunque 3 video coaching realmente in un livello molto importante. Sono dei video di 40-50 minuti ciascuno che vanno nel dettaglio alle diverse aree che praticamente le scommesse prendono nella tua vita, e soprattutto in questa videoserie ti svelo la formula Scommessa Intelligente, che è la formula che io ho creato in base alla mia esperienza negli anni in questo mondo, in base alla mia conoscenza, al mio confronto anche con top in questo mercato, dunque con altri top player nell'ambito bettistico e di sports trading, e ti posso stragarantire che la formula Scommessa Intelligente è stata, sarà ed è sempre l'artefice di milioni e milioni di euro che si guadagneranno, anche bilioni di euro che si guadagneranno in questa industria e di bilioni di euro che si perderanno in questa industria. Dunque vatti a vedere questo video di estremo valore, e se vuoi altri consigli da me, seguimi qui su YouTube o su altre mie piattaforme, non so in questo momento dove stai vedendo questo video, su altri miei social, e soprattutto iscriviti, se vuoi, in modo del tutto gratuito, al mio gruppo Facebook Scommessa Intelligente Community. Richiede l'accesso perché è un gruppo chiuso, perché all'interno di quel gruppo io praticamente condivido
informazioni, condivido altri video, faccio delle dirette, spiego altre cose un po' più nel dettaglio, dunque andiamo un po' più nel dettaglio rispetto a questi video, e soprattutto poi condivido anche delle interviste con altri personaggi che sono top player in questo settore. Ok? Dunque ti auguro una magnifica giornata, pomeriggio, serata, a seconda di quando stai vedendo questo video, e mi raccomando, non indovinare più risultati, ma crea un valore e investi poi sugli stessi. Qui è Francesco Bellomo e ci si sente presto. Ciao!